Perdura la posizione di assoluta supremazia dell'andrangheta nel traffico internazionale di stupefacenti, che continua a generare imponenti flussi di guadagni in favore della criminalità organizzata calabrese, la quale può avvalersi del controllo quasi totalizzante del porto di Gioia Tauro. Lo ha sottolineato il procuratore generale della Cassazione Gianfranco Ciani nella sua relazione per l'anno giudiziario. Nello scalo di Gioia Tauro, ha rilevato ancora il procuratore generale, tra il giugno 2012 ed il luglio 2013 è stata intercettata quasi la metà della cocaina sequestrata in Italia, circa 1.600 kg su circa 3.700 complessivi. Bene il ruolo dell'Italia sulle armi chimiche siriane. E quanto scrive in un tweet l'ambasciata USA a Roma, precisando che gli ambasciatori americano, danese, norvegese e britannico accolgono positivamente l'opportunità di collaborare con l'Italia nello sforzo internazionale per eliminare le scorte di armi chimiche della Siria. L'offerta da parte dell'Italia di utilizzare il porto di Gioia Tauro, sottolinea poi una nota sul sito dell'ambasciata americana a Roma, il suo impegno a lavorare per una soluzione pacifica alla crisi siriana e per eliminare le armi di distruzione di massa in tutta la regione. Oltre a mettere a disposizione un porto per queste operazioni, prosegue, l'Italia è uno dei principali paesi donatori della missione congiunta ONU-OPAC. Con quest'ultima offerta l'Italia ancora una volta conferma il suo ruolo guida nell'avanzamento della pace e del disarmo. Una catena umana intorno al municipio di San Ferdinando per dire di no all'arrivo delle navi con le armi chimiche siriane nel porto di Gioia Tauro e quella messa in atto da bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie della cittadina tirrenica insieme ai loro genitori ed insegnanti. Il corteo, partito dal plesso che ospita le due scuole, che si trova a circa 300 metri dalle banchine del porto, ha sfilato per le vie della cittadina Regina per terminare nella piazza dove ha sede il municipio. Quei ragazzi adulti si sono presi per mano formando una catena umana. Siamo stanchi, è stato il commento più diffuso, di essere presi in considerazione soltanto per vicende che mettono a rischio la nostra vita. Siamo qui per dire di no, ha detto una mamma, all'arrivo di un carico di cui, nonostante le rassicurazioni, qui nessuno conosce il contenuto. L'assessore regionale al bilancio e alla programmazione nazionale comunitaria Giacomo Mancini presenterà martedì prossimo 28 gennaio al tavolo di partenariato regionale ai partenariati territoriali lo stato di avanzamento dei progetti integrati di sviluppo locale con tutti i dati aggiornati per province e per tipologia di PISDR. L'incontro si svolgerà alle 9.30 alla Fondazione Terina a Lamezia Terme.